Bene, Jones. Mi pare un'ottima colonna sonora per questa indagine. Allora, Zed. Tutto bene, Mahoney. Per favore, Zed, spegni quella torcia. Ti prego, non possiamo farci scoprire, è una missione delicata. Ma al buio non riesco a vedere le mie figurine. Bowser, è pronto il corpo K9? Siamo pronti, giusto, ragazzi? Pronti. Sì, siamo pronti. Da bravi, voi state qui a fare la guardia. Io darò un'occhiata in giro. Ehi, credete ci sia da fidarsi a lasciare Bowser da solo? Mirate come sbuio pesto! Ma che cosa può succedergli? Ci siamo noi qui! Siamo alle solite, Oliver. Già che ci sei, perché non fai ancora più baccano? Ancora più baccano? A me non sembra una grande idea, Sansone. Siamo qui per catturare Fox e se se ne accorgesse rovineremmo tutto! Non so proprio come farei senza di te, schizzi! Tenete occhi e orecchie bene aperti! Ho detto occhi e orecchie bene aperti, fulmine! Sveglia! Già, giusto. Occhi bene aperti, capito. Bowser e Mahoney, nessuna traccia della presenza di Fox. No, non ancora, ma credo che sia nascosto da queste parti. Teniamo d'occhio il molo. Ricevuto. Da quassù ho un'ottima visuale. Sto muy preoccupato, non lo vedo più, è sparito, scomparso, è accaduto qualcosa? Secondo me dobbiamo uscire e andarlo a cercare. È l'unica cosa da farsi, muoviamoci, su! Yuhu, toc toc, ehi, di casa, noi ce ne andiamo! Sì, ok, sta arrivando. Mirate, eccolo là, sapevo che Bowser stava nei guai! Ci penso io! Ehi, ma voi cosa ci fate qui? No, fulmine no! Questa volta l'avete combinata proprio bella! Ma è Fox! Se la sta filando! Ci ride anche in faccia! E non è affatto carino! Bisogna insegnargli le buone maniere! Eccolo là! Sì, è lui! La sua fuga è durata poco! Tienti forte! Come hai capito che avevo un buco allo stomaco? Qui è Zed, Fox si è lasciato con un pugno di mosche! Con noi è stato più generoso, ci ha dato gelatine di frutta, bignè alla crema, croissant... Ma di che cosa starà parlando? Sta parlando di pappatoria, andiamo! È presto per la colazione, Zed! Non possiamo perderlo, ragazze! Meglio che voi andiate, io aspetterò qui il carro attrezzi. Non sono convinto che questa sia la strada giusta, Oliver. Non preoccuparti, socio, è una scorciatoia. Ma come facciamo a sapere che è una scorciatoia se non sappiamo da che parte è andato Fox? Oh, vabbè, ecco, io veramente... io non so. È la cosa più intelligente che tu abbia mai detto in vita tua. Ehi, aspettate un minuto. Mi sembra di sentire qualcosa. Che ti succede, fulmine? Sento la stessa puzza di marcio che c'era giù al porto. Bene, bene, continua così, ragazzo. Sì, la sento. La sento. Lo sentite come?
culmine ha ragione. Fox è passato da qui. Ma dove è finito? Proviamo a tornare indietro e ripartiamo da capo. Ma perché siamo venuti qui anche oggi? Non c'è nemmeno un buon ristorantino. È il solo posto dove possiamo sperare di trovare delle informazioni su Fox. Ecco, Jones, quelli laggiù mi sembrano i tipi adatti. Già, adatti per finire in gattabuia senza pensarci un minuto. Salve, ragazzi. Avremmo qualche domanda da farvi. Perché non fai qualcosa, Jones? Ehi, la sirena della messa. Filiamo, ragazzi. Ehi, Maoni, Jones. Cosa state facendo? Scambiavamo due chiacchiere con dei simpatici scaricatori di porto. Dov'è il corpo K9? Oh, stanno svolgendo alcune indagini per conto loro. Piperito, ma è possibile che qui intorno non ci sia nessuno a cui fare delle domande? Tranquilla, muchacha, vedrai che qualcuno troveremo. Dopotutto siamo cani poliziotto. Però qui non c'è neanche un cane, ma è un ombre. Mira lassù e sta qualcuno che fa il caso nostro. Bene, bene, guarda un po' chi sta arrivando. Cani poliziotto, miau. Già, miau, miau. Oh no, no, por favor, controllate, schizzi! Sbaglio, vogliono prenderci in giro. Già, fermi tutti, che nessuno si muova! Oh, Sam! Ma avevo detto fermi tutti! Forza, bambini, correte! Avanti, prendiamoli! Ehi, stanno giocando a celai! Io invece credo che giochino a nascondino! Tu vedi di occuparti dei topi, vai! Attenti, sacchi di pulci! O mi dite dove è Fox o farete meglio a squagliarvela in fretta! Tranquilli, sono un cane poliziotto. È vero, signora. Lei sa dirci dove trovare Fox e la volpe? Non capisco. Come mai avete cacciato quei due cagnacci se state cercando una volpe? No, signora. Fox è un essere umano. Guida una macchina sportiva e porta una maschera nera. Sì, ho visto un tizio così. Ha un negozio di robe vecchie a pochi isolati da qui. Grazie, signora. Andiamo, fulmine. Yuhu! C'è nessuno? Sembra che se la sia filata. Fox ha sottratto al museo il famoso cane di Pechino. Forse lo troveremo qui. Sbagliato, testa di rapa. Non troverete il cane di Pechino. È nel mio nascondiglio segreto. Hai ragione, schizzi. C'è puzza di pesce marcio in questo posto. Che stupido, era un orso impagliato. Hai ragione, Sansone. Noi siamo qui per scovare Fox, non per giocare con degli orsi impagliati. Voglio un indizio, datevi da fare. Se volete darvi da fare, mi accontento subito. No, mettilo giù. Aiuto! Scusatemi tanto, ma non sapevo ci fosse qualcuno qua dentro. Desiderate qualcosa? Siamo degli agenti di polizia, cioè cani poliziotto. Sbirri, stiamo cercando il preziosissimo cane di Pechino che è stato rubato al museo. Oh, perbacco. Beh, date un'occhiata in giro, ma qui non c'è di sicuro. Ok, se dice che non c'è niente, andiamo. Heh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 
Tu e i tuoi cani rognosi non prendereste un furfante neanche se si costituisse. Sì, signore. Cioè, no, signore. Organizzati come credi, ma risolvi questo caso. Quei sacchi di pulci finiranno al canile e tu con loro. Portati! Molto spiritosi. Oh, che potemmo far, Sansone? Che potemmo far? Yeah, il capitano Harris era davvero furioso. Dobbiamo fare in modo di aiutare Bowser. Comunque Bowser aveva ragione. Nel negozio del Robidecchi c'è una gran puzza di marcio. Non ho mai visto tanta forfora, Oliver. Forfora? Giammai, queste sono scaglie di pesce. Oliver ha ragione, le avrai prese in quel negozio e scommetto che arrivano dal molo. Il molo? Ci sono 10-1 che quel rigattiere era Fox. Frena, Schizzi, ci vogliono delle prove, il cane di Pechino ad esempio. Oliver, apri la serratura del cancello, abbiamo già perso troppo tempo. Accidenti, lo vedi? Oh, sì, è l'idrante più grosso che abbia mai visto in vita mia. No! Guarda laggiù, Toponis! È il solo che può dirci dove si trova Fox. Ma guarda che si vede! Che c'è, amico? Non sei contento di vederci? Qualsiasi cosa sia, io non c'entro niente, capito? Chiudi il becco, dobbiamo farti solo qualche domanda. Vogliamo sapere dove possiamo trovare un certo Fox. Che cosa ci guadagno se ve lo dico? Ci guadagni che rimani tutto intero. Sai essere sempre molto persuasivo. Qui è dove abbiamo preso Fox ieri sera. Spero che tu abbia avuto una buona ragione per portarci qui. Oh, ce l'ho, guarda. Visto che ti avevo detto, andiamo. Questo posto mi è vagamente familiare. È il negozio di ieri. Inutile dire che qualcuno ha fatto i bagagli in fretta e furia. Che disdetta deve aver tagliato la corda dopo la vostra visita. Visto che qui non c'è, dove può essere? C'è solo un tizio che può saperlo. Big Ed, il boxer, una volta lavorava per lui. E al canile per resistenza un cane poliziotto. Ma madre de Dios, al canile? Niente paura, tu non dovrai tornare al canile. E va bene, ma ti avverto, se non è vero ti farò fare la fila del topo. Sì. Urge fare una visitina al canile, devo parlare con questo Big Ed. Avete capito bene? Voi ragazzi fate una gran cagnara qua fuori. Non appena la calappia cani apre il cancello, io, Fulmine e Oliver corriamo dentro e cerchiamo Big Ed. Non so che dirti, Sansone, ma io ho un brutto presentimento. Non fare la minagramo, Schizzi! Datemi un minuto, poi cominciate. Ok, state pronti. Appena apre il cancello, corriamo dentro. Dove? Presi! Schizzi, dobbiamo assolutamente uscire di qui! Tranquillo, farò finta di essere una ninja così nessuno oserà toccarci! Che cosa avete voi due da bisbigliare? Circolare! Non rompere, io sono Ninja Schizzi e questo è Ninja Piperito del ramo messicano! Ha! Vallo a raccontare a qualcun altro, a meno che il tuo amico non lo dimostri battendosi con me all'ultimo sangue! Sta bien, Piperito non si è mai tirato indietro, muzzaccio! E secondo te questo a che cosa servirebbe? Non servirebbe proprio a niente. Tutti quanti lo stendono. E poi qui dentro niente combattimenti se non lo decido io. Va bene. Come vuoi tu, Big Ed? Big Ed? Bene, ti stavamo cercando. Già, volevamo fare 4 chiacchiere, pallone gonfiato. Dì a quella specie di trappoletta di non sfidare troppo la sorte. Allora, che vuoi? Che cosa facciamo adesso? Aspettiamo l'alba e poi attaccheremo. Proprio una bella idea, Oliver. Così lì dentro ci finiamo tutti. Ehi, guardate là. È il furgone del canile.
Mi è venuta un'idea, venite! Poi per qualche mese abbiamo tenuto sotto controllo un ristorante e così la pancia era sempre piena. Ma questo forse te lo racconterò un altro giorno. Lo sai, Schizzi, tu sei proprio il mio tipo! Ah sì, lo sai, Big Ed, a me e al mio amico piacerebbe parlare d'affari con un certo Fox. Ehi, io ho fatto qualche lavoretto per Fox! Oh sì, lo sappiamo anche e noi! Ci chiediamo se per caso sai dove è andato! Siamo anche passati giù al suo negozio, ma non si è fatto a trovare! Una volta possedeva una vecchia nave giù al porto, ma è tutto inutile! Di qui è impossibile scappare, mia cara! E adesso, Maoni, che cosa facciamo? Li abbiamo cercati in ogni angolo! Vorrei saperlo anch'io. Qui stiamo menando il can per l'aia. Ok, tu suona il clacson e quando la calappia cani apre il cancello facciamo uscire i nostri soci. Sono pronto. Dammi qualche minuto per trovarli e poi suona. Nessun problema. Ehi! Oh, Sansone! Chi è quello? Oh, è uno dei miei ragazzi che è venuto a liberarmi. Uno dei suoi ragazzi. Quando senti il clacson corri all'uscita. Ehi, Oliver, non credevo che sapessi anche guidare. Neanch'io. Ah, si può sapere cosa diavolo succede stanotte? Fermi, sacchi di pulci! Dobbiamo avvertire subito Bowser. Ehi, fammi saltare in groppa, ho un'idea. Sta suonando. Pronto? Questi bambini e i loro scherzi. Ho sbagliato, è il numero. Dove saranno i cani? Sì, pronto? Piperito? Al porto? Aspettami, catapulto. Ehi, Maoni, Fox è giù al porto. Ma l'abbiamo setacciato ieri sera, non credo che tornerebbe lì. Ma è proprio per questo. Lui pensa che noi pensiamo che lui non tornerebbe e quindi ci torna. Bowser, ma tu come lo sai? Ho appena ricevuto una chiamata dal corpo K9, corriamo! Oh, ma allora si spiega tutto. L'agente Bowser ha avuto una richiesta di rinforzi da una squadra di cani. Beh, tanto vale tentare a questo punto. Il cane di Pechino vale milioni di verdoni. La mappa del tesoro delle montagne nere, che fra poco sarà tutto mio. È questa la nave? Ottimo lavoro, agente. Per un pelo! Fox è a bordo del motoscafo. Vai con la fase 2! Ragazzi, come mi piace la fase 2! Vai a scondersi, amigos! Centrato in pieno! Ok, Callahan, vai con la fase 3! Ricevuto, Maoni! Bombe in arrivo! Adesso che faccio? Siamo della polizia, Sam, arresto! E così la caccia alla volpe è terminata. Lei e il corpo K9 avete fatto un ottimo lavoro, agente Bowser. Sì, signore. Capitano Harris, la pregherei di conferire un encomio speciale a tutta la squadra. Un encomio? Sì, certo, signor sindaco. Non c'è dubbio che quel cane, oltre che fiuto, ha anche talento.